Prego. Ha parlato? Desidera qualche cosa, signore? Ah, no, grazie. Sto andando nella sala da gioco. Non credo, signore. No? Ho l'impressione che lei non sia socio di questo circolo. No, infatti non lo sono, però ho un amico che è socio. Ce l'hanno tutti un amico socio. Non è un amico, propriamente. Abbiamo insieme un appartamentino. Lui lo usa di giorno e io lo uso di notte. Molto comodo. Già, vede, lui mi ha incaricato di portargli una cosa. Io gliel'ho portata, gliela devo dare. La dia a me, signore. E stia certo che gli verrà consegnata. Ma non posso. No. Perché, vede, è una macchina, è qui fuori. E se la porto qui, anche se c'è... va bene, va bene. Il nome? Pendrell. Tom. M-N-O-P-A... No, 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 no. Non è Pendrell il nome. Non è Pendrell. E quello sono io. Io mi chiamo Pendrell, Tom Pendrell. Lui si chiama Fem. Ah. F. D, E, F, Fabian, Fellows. Ah. C'è qui un Fem. Sì, gliel'ho detto. Casper Fem è mio amico. Non amico propriamente. Aveva messo un annuncio sul Times perché cercava un alloggio e io gli ho risposto così il giorno dopo. La prego, la prego. Si può accomodare. Ah, grazie. Ma senza giocare. È ben chiaro? Ma io non gioco, sono puritano. Banco. Banco. Faites vos jeux, messieurs dames. Faites vos jeux. 4000 au banco. Banco, monsieur. Faites vos jeux, messieurs dames. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Banco. 4000 au banco. Ah, caro Fem, voglio dire, Casper, ecco di qui come sempre, eh? Ciao, Tom, vecchio mio. Sei venuto a portarmi fortuna? No, 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 ti ho portato la macchina, quella che avevi ordinato. È una cosa formidabile. Americana, vero? Sì, fino alla cima dei cilindri. Volevo tanto una macchina americana. E quanto di meglio. Non vendo che macchine di gran lusso io. Banco de 4000. Suivi. Suivi. Quanto sarebbe? Poche sterline. Ah. Sono 4000 per l'esattezza. 4000. Ma sono 12.000 dollari. 8. 9 banco. 8. Oh, grazie, grazie. Ora passo io. Grazie tante, tante. Ma pensa tutti questi soldi per me. Ma come sono contenta. Prego, prego.
Casper. Mi dispiace che tu abbia perduto. Tu porti fortuna, ma gli altri? Scusa. Non fa niente. Ma è vero che ha 300 cavalli? Di più, è qui fuori, tutta tua e pronta all'uso. Pronta all'uso? Sì, sono pronto anch'io. Tom, vieni con me, ti devo dire una cosa in privato. Tom, noi abitiamo insieme da un mese. Ti sei trovato bene con me? Ma certo, Casper, tanto più che tu la notte sei fuori e io sono fuori tutto il giorno. Esatto. Esatto? Sì. Non ti pare strano tutto questo? Strano? Tom, tu che fai la notte quando io non ci sono? Io? Io dormo la notte. Qualche volta esco con una ragazza, a pranzo fuori o al cinema. Mi piacciono i film e le ragazze. Chissà com'è divertente. E perché non lo fai anche tu? Che cosa fai tu la notte? Dove vai? Io devo tornare. Tornare? Sì, laggiù. Ma dove? Anzi, è già tardi. Tom, tu sei mio amico. Il solo che ho. Mi devi aiutare. Volentieri, se posso. Tutte le notti, mentre tu qui, tu vivi, io torno al castello perché è là che succederà. Ma cos'è che deve succedere? Una cosa spaventosa. Rikimiki stava al balcone. Rikimiki fece un ruzzolone. Che cosa? Hanno portato una bara oggi. Ma chi? Ci siamo quasi. Devi venire al castello dei Fem. Là ti spiegherò tutto. E dov'è questo castello? A Dartmoor. Dartmoor? È la mia casa vita. È lontano. Ma che, una passeggiata. Ci passerai il weekend e così conoscerai mia cugina. E le piacerai. Ne sono certo. Tu dici? E così mi porterai la macchina. È vero che mi dici di sì? Insomma... È una casa magnifica, grande, sontuosa, con tutte le comodità. E mia cugina è una bella ragazza, sai. È bella? Quanti carburatori ha? Tua cugina? No, la macchina. Ah, due. È un piacere per gli occhi guardarla. E la macchina? No, mia cugina. E ha bisogno di qualcuno come te, sangue giovane, sangue vivo, specie in questo momento. Oh, Tom, tu devi venire. Ho paura, devi aiutarmi. Siamo amici, certo che ti aiuterò. Oh, grazie. Oh, è tardi. Com'è tardi? Dovrò volare. Beh, se sei pronto possiamo partire. No, io dico letteralmente con l'aeroplano. Lo prendo in affitto, lo faccio sempre. Ma scusa, mi lasci andare da solo così? Non ci resterai a lungo solo. Come? A presto e non correre troppo. Vabbè. Thank you.
C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno, venga avanti. No, che non vengo avanti. Vengo, vengo. Fermo. Chi è lei? Casper. Ma sei tu Fem? Sì, io sono Fem. Però non la conosco. Mani in alto. Venga avanti. Chi è lei? Ma lei non è Casper. No. Lei è amico di Casper? Sì, un suo amico. Mi chiamo Pendrell. Mi ha invitato lui. Sa, perché abitiamo insieme con Casper. E, insomma, lui ci abita il giorno e io ci abito la notte. Ho capito. Io mi chiamo Putifarre Fem. Sono lo zio di Casper. Forse, signor Pendrell, è meglio che venga con me. Faccio le mie scuse per il modo brusco con cui l'ho accolta, ma come vede, è un vecchio castello, vecchio e triste. Già, vedo. Una distrazione ogni tanto ci vuole. La botola della porta d'entrata non funzionava da secoli ormai. Serviva a scoraggiare gli importuni una volta. Io l'ho riparata. Visto come funziona bene adesso. Quanto a questo funziona benissimo. Ma un'altra volta non la do per il patacchio, suoni il campanello. Ah, senz'altro. Adesso cosa racconto a Casper? Gli può dire tutto quello che vuole. Lei non sa, signor Putifarre, è successa una cosa terribile. Sì, terribile. Ma allora lei lo sa? Certo, è una gran perdita. Sì, ma guardi che io non ne ho colpa. Non so spiegarmi com'è successo. Forse tutta quella pioggia. 40 giorni e 40 notti cadde la pioggia. Come, scusi? Casper è qui. Ah. E la capisco. È un dolore. È caduto un'ora fa dal balcone della sua stanza e tutto a pezzi. Ma io... Sì, lo so, lei vuole dargli l'ultimo saluto. Io... La lasciò sola con lui, l'aspettava con ansia. No. Senta, non se ne vada. Mi piace per quello che è successo. Tanto una bella macchina. Ma non è colpa mia, te l'assicuro. Io non ho fatto che avvicinarmi al cancello, senza toccarlo. Scusami. Ma era assicurata. Tu non ci perderai un soldo. Beh, naturalmente tu, ormai... Ma perché non ti hanno chiuso gli occhi? Casper. Credevo che se ne fosse andato. No, no, voglio dire, l'ho sentita piangere. Sì, m'ero messa lì seduta. Sembra tanto tempo. Da quando lui non è più. Lei è un suo amico, vero? Sì, io ero suo amico. O per meglio dire, sa, io vendo macchine. Anzi, lui aveva messo un avviso e così ci siamo messi ad abitare insieme. Ma lei deve essere la cugina. Sì, sono Cecily Fenn. E io sono Tom Pendrell. Lei è americano? Sì, ma come lo sa? Ci aveva detto che aveva conosciuto un americano e deve essere per forza lei. Coraggioso però a venire qui. Dice? Non è mica caduto, sa. Qualcuno l'ha buttato giù. Infatti me l'ha detto che temeva qualcosa. Eh sì. E cos'altro le ha detto? Che aveva bisogno del mio aiuto. Ormai è troppo tardi. Già. Signor Pendrell, se lei è quello che io credo che lei sia, non deve rimanere qui un minuto di più. Sta per succedere qualcosa di tremendo.
Se ne deve andare, prima che se ne accorgano gli altri. Gli altri? E quali altri? La famiglia. Se ne deve andare finché è ancora in tempo. Già, ma lei? Oh, vada, la prego, prima che ritorni lui. No, senza lei no. Vede, signorina, Casper voleva che io la conoscessi, per questo sono qui. No, ho paura. Di me? Oh, no. Signor Pendra, lei ha una macchina, se ne vada senza fare domande. No, non cammina, mi ero avvicinato al cancello e c'è caduto qualcosa sopra. E il motore è a pezzi adesso. E allora vada a piedi, signor Pendra, lei è ancora in tempo, se ne deve andare prima che ritorni lui, capisce? Francamente no. Già fatto, zio Rodri? Sì, non mi c'è voluto molto. Ehi, ma che succede? Abbiamo un generatore per la corrente qui. L'ho accomodato, la pioggia aveva provocato un cortocircuito. Ma chi sarebbe lui? Tom, le posso presentare mio zio, Roderick Femer. Ti presento il signor Pendre, il zio. Era un amico di Casper. Veramente? Casper aveva amici stranissimi. È strano anche lei? No, non sono strano, sono americano. Ma siamo in tanti. Non è possibile. No! Lei avrà fame, fra poco andiamo a pranzo. Sai, zio, il signor Pendrell aveva già deciso di tornarsene a Londra, veramente. È già in ritardo. Oh, no, no, ci mancherebbe altro. Ma nemmeno parlarne. Non possiamo assolutamente lasciarla andare, signor Pendrell. Capirà, non tutte le sere ci capita un americano a pranzo. È una cosa d'eccezione. Anche gli altri lo gradiranno molto. Gli altri? Sì, gli altri. Buonasera. Ti presento un amico di Casper, Agatha, il signor Pendrell. Oh, io sono la mamma di Casper, signor Pendrell. Ma che sorpresa sapere che Casper aveva un amico. Lei resta a pranzo, vero? Magnifico. Guardi che non c'è più molto tempo, signor Pendrell. Ormai ci siamo. Ci siamo? Miss Morgana. Morgana, ti presento il signor Pendrell. Come sta? Starò molto meglio. Adesso che c'è lei. Davvero? Ne siamo tutti convinti. Vogliamo andare a pranzo, zio Roderick? Sì, mi pare che possiamo cominciare. L'ha fatto Agatha. Era la pastiera di Casper. Era tanto diverso dall'altro. All'altro piace solo roba cruda. Ce n'è un altro? Erano in due, ma è meglio non parlarne, sa? Al lavoro, ormai si avvicina l'ora. Tu ci vieni alla riunione, Putifarra? Naturale, naturale, non posso mancare. Mi dica qualche cosa, signor Pendrell. Com'è la vita là fuori? Là fuori? Sì, fuori di qui, all'aperto. Beh, sa... Basta di questo argomento, Morgana. Certe volte ti comporti come se volessi andartene da questo castello. Tu non te ne vuoi andare, immagino. No. Roderick. E allora? Ma vi ci trovate bene? Voglio dire, vi piace l'ambiente? Beh, forse non mi sono spiegato bene, vero? Si è spiegato benissimo, signor Pendrell, con molta franchezza, del tutto americana.
Già. Quello che vuole dire lo zio è che lei ha ragione. Sul serio? Noi non ci vorremmo stare qui al castello, signor Pendrell, ma dobbiamo starci, dobbiamo. Per l'appunto, dobbiamo. Ottimo questo pranzo, Agatha. Adesso dobbiamo spiegare al signor Pendrell. Sono sempre interessanti i segreti di un vecchio castello. Vuoi venire anche tu, Agatha? No, preferisco lavorare un po' a maglia. Si guardi intorno, signor Pendrell. In questo vecchio castello si sono succedute per secoli molte generazioni di Fen. E in questo castello hanno affrontato invasioni, pestilenze e guerre. E tutto ciò per rispettare la volontà del capostipite della famiglia, Morgan Fen. L'avrà sentito nominare. Il pirata. Morgan. Proprio Morgan il pirata. Precisamente. Eccolo lì. Morgan Fen il pirata. Il fondatore della nostra famigliuola. Che uomo affascinante, però. Altro che, ma ancora non capisco perché dovete stare tutti qui. Semplicissimo. Prima di essere impiccato, Morgan si pentì. Naturalmente l'impiccarono lo stesso, sa. Ormai era tutto pronto. Ma gli permisero di far testamento. E lui, per fare in modo che i discendenti non potessero più dedicarsi alla pirateria, fece costruire il castello proprio qui, in mezzo alla palude. Quanto più possibile lontano dal mare. E i discendenti ne ereditano le ricchezze a patto che risiedano nel castello. Noi vorremmo andarcene, signor Pendrell, ma non possiamo perché ci sono certe clausole nel testamento. Prima clausola. Chiunque di noi si rifiuti di vivere qui perde ogni e qualsiasi diritto all'eredità. Seconda. Chiunque di noi non sia a casa prima della mezzanotte, tutte le notti, perde ogni diritto all'eredità. Terza. Tutta la fortuna della famiglia è lasciata alla casa. E il testamento si può cambiare solo se la casa muore. Solo in quel caso la fortuna potrebbe essere divisa fra gli altri aventi diritto. Ma come fa una casa a morire? Bisognerebbe bruciarla. Io ci ho provato, ma è tutta di pietra, non brucia. Ma come fate per i soldi? E insomma, come vivete? Ci sono delle rendite e ce le dividiamo una volta l'anno. L'anniversario dell'impiccagione della buon'anima. Ma forse lei questo lo sapeva già. E come avrei potuto saperlo? Non l'ha colpito una cosa, signor Pendrell? Lo stesso naso, la stessa bocca, la stessa fronte? Sì, c'è una certa rassomiglianza. Lei però è un po' più pieno, se non sbaglio. Io non parlo della mia somiglianza, ma della sua. Deve sapere che il nostro antenato aveva una figlia, la quale fuggì con un altro pirata prima del testamento. Un pirata americano. Potrebbero esserci dei discendenti in America, quindi. E se così fosse, questi discendenti avrebbero diritto anche loro, come noi, ad una parte dell'eredità. E lei è americano, vero, signor Pendrell? A lei piace il mare? Un momento. Adesso non perché io somiglio al vostro arcibisnonno, vorrete dire che io sono uno di voi. Oh, spero tanto di no, perché sarebbe una cosa spiacevolissima. E per tutti noi. Il suo nome è Pendrell, vero? E questo è un punto a suo vantaggio, perché sappiamo che il pirata non si chiamava Pendrell, però il nome potrebbe essere stato cambiato. In ogni caso, lei mi deve concedere che è veramente una strana combinazione che lei sia capitato qui tra noi proprio stasera. Ma cos'ha di speciale stasera? Stasera è l'anniversario dell'impiccagione del nostro arcibisavolo. Ricky Mickey sedea sul balcone. Ricky Mickey fece un puzzolone. E tutti quanti e i cavalli del re non possono più far risorgere me. Ma è Casper. No, non può essere, sarà quell'altro. No, è Casper. La chioccia conosce i pulcini. 46 ha vinto lei. Suona il sole, suona l'ombra. L'orologio della torre di Londra. È Casper. È lui. È lui. Aranci e limoni, aranci e limoni. Aranci e limoni, aranci e limoni. Aranci e limoni, aranci e limoni. Aranci. Ma qui c'è un magnetofono. Un magnetofono, signor Pendrell? E la sua voce è registrata su un nastro. Oh, veramente ingegnoso. Allora era Casper. Io ne ero sicura. Mi potrebbe dare un altro po' di lana, signor Pendrell? Lei è un ragazzo intelligente. Lei somiglia al mio Casper.
Lavorare a maglia fa bene, sa, specie quando si ha un po' d'agitazione. Un pochino di più, eh? Oh, mi scusi. Che sta facendo? Non sto facendo niente. Sa, io comincio sempre al principio e arriva la fine. Lo vedo dopo, cos'è. Ah, certo. Io vivo per il lavoro a maglia, sa? Le mani non devono mai stare ferme. Un lavoro grosso, però. L'altro anno ho fatto, vediamo, un 150 miglia. Ma di sciarpa? Di lana? Sì, tante miglia e tanto tempo. Io imprigiono il tempo e lo spazio in ogni maglia. Perché, sa, certe volte io mi domando che succederebbe se mi fermassi. Ma a chi? A lei? No, no, non a me. Al mondo. Sei tu, Rodri? All'umanità. Le strade sono completamente allagate, signor Pendrell. Ma non posso nemmeno arrivare in paese? Ci sono le paludi fra il castello e il paese. Se si avventurasse nelle paludi sarebbe morte sicura. Lei deve rimanere qui. Ma zio, se il signor Pendrell preferisce andarsene, noi... Troppo pericoloso. Ah, beh, se è tanto pericoloso io... Venga con noi. Adesso l'accompagniamo nella sua stanza. Ah, buon lavoro, eh? Quest'anno spero di arrivare a 200 miglia. Questa è la stanza del pappagallo, signor Pendrell. Ah, sì, è molto allegra, luminosa. Certo. Vedrà che ci si troverà benissimo in questa stanza. Sì, come no. Dopo l'aspettiamo alla riunione. Alla riunione? Sì, tutte le sere a mezzanotte ci troviamo giù in salotto. È un'abitudine oramai per assicurarci di essere tutti al castello. E se qualcuno manca, lei sa la pena, vero? E qual è? La rinuncia, signor Pendrell. A più tardi. Oh, signor Pendrell, se lei se ne fosse andato quando era ancora in tempo. Già, magari. Sì, però anche lei è in pericolo. Le ringrazio di aver pensato a me. Non potrei non pensare a lei, signorina. Cecily. Cecily. Tom. Sono le 11. Arance e limoni fa la campana di San Clemente. Ma questo lo diceva sempre Casper. Sì, faceva sempre giochetti del genere. Lasciava spesso in giro dei bigliettini. E adesso quella strana registrazione sul nastro. Ma cosa vuol dire? Arance e limoni? Oh, è una vecchia filastrocca. Ci è stata insegnata da bambini. Oh. È come una canzone, una poesia anzi, che parla delle diverse campane delle chiese di Londra. Ah. Abbiamo tanti orologi qui al castello e battono tutte le ore. Così abbiamo dato ad ognuno il nome di una chiesa diversa. Questo è San Clemente. Capisco. Cecily, lei... San Martino. E tanto... San Giorgio. Cara. Signor Pendrell. Tom. Cecily, lascia in pace il nostro ospite. Adesso devo andare. A più tardi. Grazie. Avanti. Mi apre la porta? Oh. Le ho portato un po' d'acqua calda. Oh, un'ottima idea. Beh, ma come, non si lava? Sì, sì, subito. Allora? Si levi la camicia. La camicia? Oh, certo, non vorrà lavarsi con la camicia addosso, mi auguro. No, ci mancherebbe. Ah, che gentile, grazie. Aspetti, che faccio? Ah, grazie, non fa niente, posso fare da me, grazie. Sì, ci siamo ecco riusciti. Fatto. Sì, c'è riuscita.
Magari mi rimbocco le mani. Sì? Sì. Va bene, come preferisce. Com'è forte. Beh, faccio molto sport. Si vede subito. Mm-hmm. Tutte le mattine, fuori all'aperto, sin da quando ero sotto le armi. Oh, Tom. Io penso che lei si debba sentire sola qui. Voglio dire, troppo sola. Lei non se l'immagina nemmeno. Sempre sola, tutte le sere qui al castello, senza poter parlare che ai parenti. Ma non... Non ce l'ha un amichetto? Ce l'avevo una volta, ma era uno che stava in paese. Io dovevo essere sempre a casa per mezzanotte. Sa, quando le cose cominciavano a mettersi bene, dovevo andarmene. Mi scusi. È bagnato. Sì, beh, la pioggia mentre venivo qui. Me li dia che glieli stiro. I pantaloni? Su, coraggio. Sì. Tom, eh? Perché è venuto qui lei? È Casper che mi ha invitato. Voleva farmi conoscere sua cugina. Sua cugina? Sì, Cecily. Ma anch'io sono cugina di Casper, sa? Davvero? È mio padre. Fortunatissimo. Papà non è quello che pensi, non è come gli altri, non vuole i nostri soldi. Papà non li può vedere, i miei corteggiatori, è sempre stato così. Tu rovini sempre tutto, io voglio Tom. Simpatica famiglia. Morgana! Signor Fem! Cecily! La cravatta! Cecily! Zia Agatha! C'è nessuno! C'è nessuno?
Tu non sei qui. Tu sei là. E sei morto. No, sono vivo. No, sei morto. Ce l'hai con me per la macchina. Mi dispiace della macchina, ma non è stata colpa mia. E sono venuto qui per aiutarti. Volevo aiutarti, ma era troppo tardi. Senti, per la macchina, poi non ti devi preoccupare perché si ripara, viene nuova e te la potrai portare via. Le devo dire una cosa io. Sì, sì, che t'hanno ammazzato e adesso vogliono ammazzare anche me, vedi? Acido, non si arresta davanti a nulla. Ma tu sei vivo. La prego, sono un gentiluomo. Ma sei morto. Nemmeno per sogno. Casper, guarda che sei morto. Casper è morto, io no. Io mi chiamo Jasper, sono gemello di Casper. Non le hanno raccontato di Casper e Jasper? No. Ricky e Mickey ci chiamava la mamma. Ora sono rimasto solo io. Mickey. E adesso tocca a lei? Sì, per questo sto nascosto. Ma chi ha ucciso suo fratello? Lo zio Roderick. Lo zio Roderick vuole ammazzare tutti quanti per essere l'unico erede, perché a lui non dispiace dover vivere qui. Ci si trova bene. L'acido allora me l'ha mandato lui. Andiamo, Casper. Jasper, adesso andiamo a dire al caro zio Roderick quello che si merita. Venga, venga. Le faccio vedere. Permette? Guardi, io stavo... Ah, meno male. Io stavo proprio per lavarmi le mani e nel chinarmi sulla catinella la cravatta mi va nell'acqua in questo modo. E quando la tiro fuori ne mancava un pezzo, completamente distrutta. È bagnata? Bagnata? Guardi un po' questa. No! Acqua pura, soltanto acqua. 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 Ma prima era acido. Devono aver... Se non sono troppo indiscreto, lei chi è? Io sono Tom Pendrell, vengo dall'America e vendo automobili. Beh, allora va bene. Che ora sarà? Non vorrei far tardi. Tardi? Ah, c'è ancora tempo. Stia attento, giovanotto. Mamma? Casper, dimmi. Non sono Casper, sono Jasper. Siete così uguali, anzi eravate. Perché eravamo gemelli. Ma è vero, ora ricordo. Mamma, io ho una paura tremenda. E per questo non vieni a tavola? Guarda che devi mangiare a ore regolari, sennò finirà col farti male. Ma io ho paura che mi uccidano. Questa è una ragione di più, caro. È molto antigenico essere uccisi a stomaco vuoto. Sì, mamma. Promettimi che d'ora in poi verrai a tavola regolarmente. Ecco, da bravo. E poi potrai anche andare fuori e nasconderti quanto vorrai, caro. Ma di che cosa hai paura, poi? Dello zio Roderick, mi vuole uccidere. Oh, che sciocchezze, sta dicendo un sacco di sciocchezze. È tanto caro lo zio e ti vuole bene per giunta. Ma ci ammazzerà tutti. Jasper, cerca di essere più educato. Compresa te. Lo zio non è certo tipo da fare una cosa simile. Ciao, Roderick, stavamo proprio parlando di te. Oh, salve, zio, sei qui? Ci vediamo alla riunione. Agatha, hai mica visto l'acido che mi serve per pulire le armi? No, ma dove l'avevi lasciato? Giù in cucina. In cucina. Agatha, non l'hai mica... No, non è possibile. L'hai mica... So a che cosa pensi, la risposta è no. Oh. Almeno mi pare. Tu ti senti bene, sì? Perfettamente. Beh, allora... Questo è per me?
No, non è per nessuno questo. È solo un mio modo di esprimermi. Vedi qui? Questi erano bei giorni. Questi giorni brutti e questo era un giorno particolarmente spiacevole. Io credo che tu non smetterai di lavorare a maglia che nella bara. Io magari avrei scelto un'altra immagine per dire questo, data la situazione. Ma tutto sommato hai ragione. Il lavoro mi ha sempre dato una gran forza. Quando ho perso gli orecchini, quando è morta la mamma, quando è scoppiata la guerra, quando è morto il pappagallo e anche Casper. E adesso con questa pioggia continua. Ma io tanto ho il mio lavoro a maglia, così come tu hai le tue armi. Già. Però è un pezzo che non le usi, c'è qualche inconveniente? No. Forse non c'è niente di interessante a cui sparare, eh? Ci sarà qualche cosa a cui sparare, e presto. Ah, bene. Beh, è quasi l'ora. Vieni con me. No, caro, finisco prima questo ferro. Non farai tardi, spero. Ma che ti viene in mente? Molto gentile ad intervenire, nonostante la sua spiacevole avventura. E grazie della cravatta. Era di Casper. Ah. Era proprio acido, sa, signor Fenn? Per lei, signor Pender, o per uno di noi? Il bacile è stato cambiato. Tu avresti potuto scambiarlo, zio. Sciocchezze. Spero che non se ne vada, Tom. Mi dispiacerebbe tanto. E io spero che il signor Pendrell non dimentichi che sei stata tu, Morgana, che gli hai portato il bacile. Ma era già pieno quando l'ho preso per portarglielo. Per fortuna non si trattava del bagno. Non sperate che io sia in ritardo. Come sta, signor Pendrell? Sta per scoccare l'ora. L'ora? No, Roderick. Manca poco, ma manca. Le presento mio fratello, Morgan Fenn. Sì, io ho già avuto il piacere. Sono ormai 15 anni che non parla nessuno di noi. Mangia solo nella sua stanza e non si rade molto spesso. Non ci deve voler bene. Allora, ci siamo tutti meno la zia Agatha. Ma non può essere in ritardo. Nessuno può essere in ritardo. La mamma sa che cosa vorrebbe dire. Mamma, fai presto che ci siamo quasi. Per l'esattezza le restano 7 secondi di tempo. Agatha, non è il momento di scherzare, Agatha. Ci siamo. No, questo qui va sempre avanti. E questo anche. San Giorgio. Ci siamo. Agatha non è presente e secondo il testamento perde ogni diritto. Hai sentito Morgana? Hai sentito Cecily? Ha perduto ogni diritto. L'unica cosa per cui la mamma spendeva era la lana. Risparmiava il centesimo. E adesso verrà tutto a noi. Agatha ha rinunciato. Ma come fate a essere così interessati? Perché tu sei disposto a rinunciare alla tua parte? No. E non può essere lontana e dobbiamo cercare di trovarla. Guardate! È di Agatha. Arriva a casa. Una morte davvero degna di lei. Bastan 2 ferri da calza e la zia Agatha ormai più non s'alza. Era la fine del nastro. Che peccato, però.
Sei stato tu. Tu l'hai uccisa. Sei tu che hai sempre bisogno di soldi per soddisfare il tuo vizio, la collezione di armi. E proprio tu parli di vizi con la tua orribile passione per le piante grasse e le tue ripugnanti orchidee nere. Insomma, smettetela! Tom, per favore, ci aiuti lei. Che dobbiamo fare? Fra noi c'è un assassino. Che possiamo fare? Chiamate la polizia. Ma il telefono è isolato. Vado io molto volentieri. Lei non può andarsene adesso. Potrebbe essere lei l'assassino, sa? Io? E perché no? Già, perché non lei? Chi ci dice che lei sia stato davvero invitato? È Casper che mi ha invitato. Lei ci ha detto di essere suo amico, ma lui non l'aveva mai nominato. Abitavamo nello stesso appartamento. Lui ci stava di giorno e io ci stavo di notte. Anche questo sembra molto strano. Infatti è strano. Non si illuda di essere creduto. Casper non ha mai fatto amicizia facilmente. E poi c'è questa inopportuna somiglianza fra lei e il nostro arcibisbe. Un momento, signor Fem. Non cerchi di cambiare le carte in tavola. Io non ero neanche qui quando Casper è caduto. E per di più siete voi che ci guadagnate se gli eredi diminuiscono. Abbiamo perso anche troppo tempo. Vado a chiamare la polizia. Oh, Tom, no, non faccia sciocchezze. Tom, la prego, non precipitiamo. Non vada. Signor Pendrell, la casa più vicina è a 5 miglia, non ci arriverà mai. Qui bisogna fare qualche cosa e sarò io a farla. Non la consiglio. Aspetta! Nessuno mi fermerà, vado a chiamare la polizia! Momenti la perdevamo, signor Pendre. Lei non immagina quanto ci sarebbe dispiaciuto. Io vado alla polizia e nessuno potrà fermarmi. Oh, povero Tom. È colpa mia, signor Pendre, è colpa mia. Sono io l'unico responsabile. Avrei dovuto trovare un sistema per richiudere il trabocchetto una volta aperto. Mi dispiace di essere stato così brusco con lei adesso, ma è necessario essere prudenti. Domattina di buon'ora farò chiamare la polizia. Domani di buon'ora? Promesso. E adesso lei si faccia una bella dormita. Se ha bisogno, noi siamo tutti giù. Allora, vogliamo andare? Su. Morgana. Lei non sa cosa vuol dire vivere qui. Io mi ricordo che quando ero bambina, la notte mi chiudeva una chiave nella mia stanza. Mi sentivo come in una tomba. Ma il denaro è così importante per voi? Per me non lo è. Ho visto come ha ridotto gli altri. Li ho visti cambiare a poco sotto i miei occhi, come stregati da questa casa. Parla di questa casa come se fosse una persona. Ma è viva. Oh, non può credere questo, Cecily. Le case non sono vive. Possono essere vive e perverse. Comunque, non abbia paura, qui c'è la mia famiglia. Molto rassicurante. Questo è lo zio Morgan. È furioso perché lei è qui. Ha paura che lei gli porti via Morgana. Ah. Sa, potrebbe diventare pericoloso. Di nuovo. Come sarebbe di nuovo? Sapesse l'ultimo che ha cercato di fare la corte a Morgana. Che gli è successo? No, non me lo dica. Udimmo degli urli nella notte. E poi... beh, non fu più trovato. Adesso dorma, Tom. Ce la fa ad addormentarsi? Sì, conterò i cadaveri.
Morgana. Morgana. Ma perché vuoi baciarmi la mano? Morgana, mi fai solletico. Morgana, che meravigliosi capelli che hai. Ma perché li porti così corti? A me piacciono i capelli lunghi. Aiuto! 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 Penelope? Penelope? Sei qui tu? È un'ora che ti sto cercando. Oh, mi dispiace, signor Pendrell. Era rimasta aperta la gabbia. Oh, ma guardi che inoffensiva. Ma che cattiva, far paura al signor Pendrell. Fa parte anche lei della famiglia? Sì, ma alla lontana. Oh, lei voleva scherzare, signor Pendrell. Molto divertente. Ma che ci fa una iena qui in casa? La iena è un animale come un altro, signor Pendrell. O la coppia. Ah, non ha solo questa? C'è il maschio. Ma lei alleva iene. Ma cosa dice, signor Pendrell? Ho la coppia di iene per questa storia del diluvio universale. Ah, allora tutto è chiaro. Insomma, lei è matto come tutti gli altri. Sciocchezze. I miei calcoli sono esattissimi. Sentito questo? È solo il principio. Ma il principio di che? Prenda quel libro, signor Pendrell. Questo? Sì. Ma questo è naturale. Vada alla Genesi 7, 17, 18. Genesi? Settimo. Su, su, legga. E il diluvio venne sopra la terra per lo spazio di 40 giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca, ed ella fu alzata d'in su la terra. E le acque si rinforzarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca nuotava sulla superficie delle acque. Ha visto? È già successo una volta, no? E l'arca nuotava... Ma per caso lei avrebbe... E dov'è? Eccolo, guardi. Questo non è possibile. 40 giorni e 40 notti cade la pioggia. Lo vede che ci risiamo? E se non galleggiasse? Ma siamo una famiglia di marinai noi. E quando verrà il momento l'arca galleggerà. Buono, buono, Beniamino, non fare tanto chiasso. Fra poco si parte. Scusami, Willy. Venga, ho una bella sorpresa per lei. Un'altra sorpresa, eh? Sono pieno di ansia. Questa è la sua. Grande e spaziosa, piena di comodità, eh? La mia? Signor Pendrell, come vede, solo un animale manca ancora. Io? Una coppia umana per ripopolare la Terra. Una coppia? Ma io e Cecily non siamo nemmeno fidanzati per ora. E chi ha parlato di Cecily? Io le ho destinato Morgana, una donna calda, vibrante. Ah, lei mi ha destinato Morgana, eh? Oh, No. Assolutamente, è proprio quella che ci vuole per lei. Lei sola può continuare la nostra razza. La vostra razza? Eh già, è proprio quella che ci vuole. Ecco, vede, incomincia ad alzarsi. Io direi ad abbassarsi. Ora devo andare in plancia, le carte, il sestante. Vedrà come ci starà bene con Morgana una volta in navigazione. Ma io... Senta, putifarre, io... Ah!
Io qui finisco matto come tutti gli altri. Non voglio accoppiarmi con Morgana, glielo assicuro. Questo è uno dei soliti scherzi di Putifarre. E neanche Morgana! Io non le piaccio nemmeno, me l'ha detto lei. Non sono il suo tipo, a lei piacciono gli uomini forti, barbuti come lei. Io mi vado, guardi. Putifarre! 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 Scusi tanto. Putifarre! Avevo detto che era pericoloso andarsene dal castello, sì o no? Beh, va bene, adesso mi finisca. Coraggio, spari, mi spari. Almeno è solo un momento. Guardi che io non ci sto qui tutta la notte. Si attacchi a fucile che lo tiro fuori. Tira. Lei mi tira, non mi spinge. Lo promette. Ma perché prima mi ha sparato? No, che non ho sparato a lei, ho sparato a Morgan. Io sono sempre stato dietro a lei. Io volevo solo dirle che Morgan può essere pericoloso. L'ultimo uomo che ha fatto la corte a Morgana è scomparso proprio qui, in quel fango. Ha visto se ho fatto bene a venirle dietro, giovanotto, eh? Adesso torni al castello. Avanti, marcia! Scusi se è un po' troppo larga, ma nostro nonno era robusto. Scusi, senta Putifarre, perché è scappato in quel modo? Ma che è scappato? Ero soltanto venuto a prendere le carte. Guardi di non ammalarsi, sa. Scusi. Ha bisogno di un vino caldo, glielo faccio. Le bestie devono essere tutte in perfetta salute. Si sente meglio? Sì. Guardi, Roderick, anche se lei mi ha salvato la vita, io non l'ho mica cancellato dalla lista. Lei può sempre essere quello che combina... Potrei essere io e potrebbe essere lei. Per questo il fucile e intendo anche usarlo, come intendo tener d'occhio la porta in modo che nessuno entri né esca. Senta un po', Roderick,
Dove sono gli altri? Cecily è in cucina che prepara da mangiare. E Cecily con quello che è successo ha fame? No, ce l'ho io. Morgana è in camera sua che le asciuga i vestiti. Jasper è nello studio. Vada a tenervi compagnia. Ecco qui, signor Pendrell. Grazie. Si fa così in America? Mm? Diventa più buono, forse? Sì. Adesso lo faccio anche per me. Tienilo d'occhio a questo giovanotto, eh? Ho grandi progetti per lui. Su, vada nello studio. Marsh. Va bene, va bene. Scusi tanto. È sorprendente quanto lei somiglia a suo fratello Casper, Jasper. Peccato che tu sia morto. Ma eri simpatico. Anche lei è simpatico, però. Senta, Jasper, le volevo chiedere una cosa. È un pezzo che... Insomma, secondo lei, chi è l'assassino? Eh? Capisco che non voglia parlare, si tratta di un suo parente. Ma secondo me è Roderick. Ah, fa un po' freddino qui, eh? Ma lei non sente freddo? Senta, non ha mica visto le molle. Con la pala e con le molle, Jasper se ne sta in panciolle. Come diceva Jasper? Vuoi ripetere? Jasper! Insomma, faceva freddo e così volevo attizzare il fuoco. E non trovavo le molle e poi le ho viste intorno al collo di Jasper. E ci sono ancora. Ma in questa stanza non c'era che lei, no? Tom, di la verità. Ma era già morto quando io sono entrato nella stanza. Ma sicuro, sentitelo, è gelato. Sei convinto, zio Roderick? Non è stato Tom. Nell'attesa di scoprire chi è l'assassino, andremo tutti nelle nostre stanze e ci chiuderemo dentro con tanto di chiave. Ma a che cosa serve tutto questo? A non farci ammazzare, signor Pendrell. Ma lei non... Faccia come le dico. Vogliamo andare? Ah, sì, Roderick. Marsh. Ma dove si va? A chiuderci a chiave in camera da letto. Che bello! Ognuno nella sua stanza. Potifar, Cecily, Morgana. Ma senti, zio, Tom non sarebbe più sicuro in camera mia? No! Ciao, Tom. No, qui dove posso tenerla d'occhio. Controllavo l'ora. Buonanotte. Che cosa ne pensa della mia piccola collezione, signor Pendrell? La prudenza è una bella cosa. Questo è il mio hobby, Pendrell. Quando uno va fuori di rado, deve avere qualche distrazione. Tutti noi, Fem, abbiamo un hobby. Casper giocava. Jasper aveva le sue orchidee. Agatha lavorava a maglia. Putifarre gioca con la sua arca da 20 anni.
Lei ce l'ha un hobby, signor Pendleton? Sì, veramente ce l'ho un hobby. No, che non ce l'ho l'hobby, no. Peccato. Comunque l'unica cosa da fare è aspettare. Aspettare che il nostro assassino si riveli. Solo 4 colpi. E adesso me lo dice. Le armi sono la mia vita, Pendleton. La mia vera vita. Questo, per esempio, è servito ad uccidere l'arciduca d'Ungheria. Questo è appartenuto a Darkness, detto Barba Blu. Ci ha ammazzato 4 mogli, pensi? Questo cannone pare che abbia affondato la fregata americana Victorine. 400 morti. E questo è il pezzo forte, per così dire. Questo fucile è quello che è servito a Napoleone in persona per uccidere... Che io non so che farmene di Morgana. Ma insomma, cosa ha nella testa? Stia indietro, eh. Stia indietro. Oh no. Cecily. Non lo so, Tom. Cecily! 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 Ogni volta che ammazzano uno, questo si mette a parlare. Deve essere nastro nuovo, però. L'altro era finito quando hanno ammazzato Agatha. State attenti alla vostra vita, dice la torre di Santa Margherita. A meno che Casper non sia affatto morto. Li dica. Cosa? I versi. State attenti alla vostra vita, dice la torre di Santa Margherita. State attenti alla vostra vita, dice la torre di Santa Margherita. Un momento. State attenti alla vostra vita, dice la torre di Santa Margherita. State attenti alla vostra vita, dice la torre di Santa Margherita.
È stato registrato a 19 e riprodotto a 9:30. No! Zitto! È proprio la mia voce. No! Non puoi fare più niente. Allora, volete sentire come finisce la poesia? La strofa finale? Quando mi pagherete, dice la torre di Old Bailey, finalmente sarò libera come le rondini nei cieli. E quando sarà tutto questo, dice la torre di San Clemente? Presto, dice la torre di San Luca, non essere impaziente. No, Tom, no. Ormai da vivere poco più ti resta. Perché qui ho la mannaia per tagliare la tua testa. No, Cecily, no! Adesso ammazzo Morgana come ho ammazzato gli altri. E come ammazzerò questa casa. Fra 5 minuti la casa e tutti quelli che ci sono non esisteranno più. Vieni con me, Tom. Siamo ricchi. Ma sei pazza? E allora resta! Non si apre. Non ci riesco. Ci deve essere un'altra chiave. Dov'è? Putifarre. Lui ha tutte le chiavi della casa. Putifarre? Sì. Adesso lo trovo. Ma dove sarà? La casa. Fra 5 minuti la casa e tutti quelli che ci sono non esisteranno più. Che voleva dire? Tom, pensa a farmi uscire da qui. Altri 4 minuti. Ha detto che distruggerà la casa. Ma come? Come? Ci deve essere qualche relazione. I versi, gli orologi di Londra, la registrazione. Gli orologi. Dinamite. Morgana, quanti orologi ci sono nella casa? Orologi? Ma proprio adesso ti vengono in mente gli orologi? Dimmi, quanti ce ne sono? Un sacco! Oh, Tom, fammi uscire da qui! Io voglio sapere il numero esatto! Il numero? Ma cos'è? Una fissazione? C'è la dinamite dentro, Morgana. Quanti orologi ci sono? 6 o 7. Ma insomma, 6 o 7! 7! E non alzare la voce. Va bene. E qual è quello che va avanti? Eh? E dimmelo! Nello studio. Tom! Tu resta dove sei, non ti muovere. Scusa, Jasper. Due. Il secondo? In sala da pranzo. Sala da pranzo. Mi scusi, zia Agata. Quello nella stanza di Roderick! Presto! Presto! Dove? La tua! Ma quello sono io!
Morgana? Quale c'è adesso? Ce ne mancano ancora due, Morgana. Dove sono? Non me lo ricordo. Cosa? Un altro all'appello. Tom, non c'è tempo. Vattene, salvati tu almeno. Un orologio. Un orologio solo. Putifarre! Addio. Addio, amore. Putifarre! 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 Il suo orologio! C'è ancora tempo. No, non ce n'è. Ha ragione. Meglio salpare subito. Un momento, quello è il mio orologio. Che fa? Ti serve per il punto. È venuta. Ci siamo. È la fine del mondo. Allora salvo. Buon viaggio. Buongiorno, Tom. Ah, buongiorno. Ha smesso di piovere, è una bella giornata. Più bella sarebbe se venissi qui e mi facessi uscire. Sì, ma non ho la chiave. Oh, ah, incredibile, incredibile. Non era la fine del mondo, ha visto? Avrà fatto un errore di calcolo, forse, ma stia sicuro, la fine del mondo verrà. Tom, vieni un po' qui. Vede, Morgana, il fatto è che quando io... Ah, ah, sì, tesoro! Fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare! Dammi un colpo, su un colpo con questa. Me lo merito. Eh? Ma papà, stai parlando? Ho trovato qualcuno a cui valga la pena parlare. Dammelo un colpo. Come vuole. No, non posso. Allora prenditi Morgana, te la concedo, figliolo. Oh, che felicità, Tom. Allora ci sposiamo, no? Insieme? Tu e io e lui? Papà, fammi uscire da qui. Ah, questo purtroppo non è possibile, sa, perché le chiavi non ci sono. Ti scuso un momento. Guardi, non si illuda perché... Ah, ecco fatto. Noi vivremo felici qui, Tom, in questo castello, per tanti e tanti anni. Qui insieme noi due, con tuo padre e lo zio Putifarre? Sì. Già, ma io avrei una ragazza giù al Texas che... No, non è che siamo fidanzati, ma mia madre aveva una certa speranza. Pensa quanti giorni felici passeremo insieme e quante notti, Tom. Quante notti di passione. Ma hai tolto ogni dubbio, me ne vado. No!